Ora ne abbiamo tanta e ci costa poco, ma domani potremmo pagarla anche il triplo. Parliamo dell'acqua, un bene prezioso in tutti i paesi del sud del mondo che potrebbe diventare una risorsa pregiata anche in Italia. Col decreto 112 dell'anno scorso, infatti, il ministro Tremonti ha disposto che la gestione dei servizi idrici si sottomettesse alle regole del mercato, che l'acqua, cioè, venisse considerata come una merce. Due settimane fa, la norma attuativa, con un'importante novità. La novità di questo decreto legge è che purtroppo la privatizzazione diventerà un obbligo. Un obbligo per cui l'Italia è il primo paese in Europa a intraprendere questa strada. Le società che gestiranno i servizi idrici dunque dovranno essere costituite per il 40% da capitali privati. A questo punto, anche se lo spirito del provvedimento puntava a migliorare qualità e sicurezza dei servizi, le insidie sono dietro l'angolo. L'elemento di riflessione fondamentale è l'ingresso delle multinazionali. Il fatto che l'acqua diventerà, lo è già in buona parte, un bene di speculazione, un bene essenzialmente commerciale, e quindi gli aumenti dei prezzi che si sono conosciuti ovunque a seguito della privatizzazione potrebbero non corrispondere all'effettiva prestazione del servizio. A livello globale, la privatizzazione dell'acqua si è rivelata una vera e propria questione di vita o di morte per le persone, ma anche a Latina, dove si è sperimentata la privatizzazione, le tariffe sono aumentate del 300%, causando proteste violente da parte dei cittadini. In ogni caso, un modo per garantire che la gestione dell'acqua rimanga pubblica c'è e il potere è in mano ai comuni. Per i contenuti specifici e attuativi di questa legge, il 40% minimo dovrà essere affidato a dei privati con caratteristiche industriali. Questo è un obbligo ed è la via ordinaria. Tuttavia esiste una possibilità, quella cioè di affidare il servizio idrico ad un'azienda pubblica speciale, che potrà essere istituita solo a seguito di una decisione dei consigli comunali, una decisione che dichiari l'acqua come bene privo di rilevanza economica.